Ci troviamo a Fanengo lungo la strada provinciale Serenissima. Alle nostre spalle l'area su cui sorgerà il nuovo polo della Cromavis, gruppo leader nel settore industriale cosmetico. Lei ha fatto di tutto, sindaco Gianni Rossoni di Fanengo, per agevolare l'insediamento di questo stabilimento qui a Fanengo. Come ha fatto? Beh, è stato... intanto ho avuto questa informazione verso ottobre-novembre 2016. Che la Cromavis era interessata a un'area, per la verità, inizialmente di 60.000 metri quadrati, diventati poi 100.000, e allora l'area, questa area, già come se magari qualcuno avesse detto, il primo atto che ho fatto da sindaco è stato quello di modificare quest'area da iniziativa pubblica a iniziativa pubblica e privata. Perché? Perché i comuni non hanno più i soldi per poter fare le urbanizzazioni e poi vendere l'area. Quindi il primo atto che ho fatto è stato questo. Quindi è stato un po' premonitore. E allora quando mi è capitato questa questione ho detto ma l'area è pronta, si tratta di urbanizzarla, e devo dire è stato un lavoro molto intenso, anche perché, lo dico con molta franchezza, anche i proprietari si sono resi disponibili a mettere a vendere la loro area a un prezzo di mercato, ma a un prezzo, diciamo, competitivo, perché il gruppo sapeva che gioca molto sul costo, ma sul prezzo oltre che sulla qualità. L'area è piaciuta perché è su una strada, e devo dire che questo è successo nel 2017. Era un'idea che avevo già, quello di creare uno strumento per l'attrattività. Apro una parentesi: in questo comune nei lontani anni 70 e 60 quest'area era area depressa. Le aziende che sono insediate qua, per dire l'ultima, la COIM, lo dico perché lo dice sempre anche Mario Buzzella, è venuto qua beneficiando di quella legge, che sostanzialmente, la famosa legge Tupini, che per 10 anni non pagavano, chi si insediava non pagava le tasse. L'area era Fanengo, Crema, Bagnolo, Vaiano, Chieve e Romanengo. Quindi la Cromavis ha approfittato di queste agevolazioni e porterà qui quando, diciamo, quasi 1.000 dipendenti. In qua incominceranno, dove vedete, stanno già spostando un fosso. Faranno a 100 metri da qua una nuova rotonda che devierà il traffico, cioè metterà in sicurezza l'uscita, faranno, diciamo, la rotonda e poi tutta l'urbanizzazione alle mie spalle. E quindi questo incominciano a fine di questo mese, e mi hanno detto che il 1 gennaio 2020 incomincia l'attività. Quindi siamo tutti un po', diciamo, ansiosi di vedere la partenza, ma ormai la partenza è venuta. E poi devo dire che abbiamo a che fare con un'azienda molto strutturata, molto precisa, molto competitiva, e mi hanno detto che vogliono fare anche un qualcosa di bello, perché loro, essendo nel campo della bellezza, vogliono fare anche un campo, anche un insediamento bello. Su questo sono proprio certo che sarà così. Dalle cose che ho intravisto mi pare di poter dire che è una cosa veramente bella.